benvenuti a Terra Madre, con uno dei volti simboli della pasticceria della provincia di Torino, riconfermato maestro del gusto, complimenti, pasticceria dell'Agnese. Una domanda che stiamo facendo a tutti i tuoi colleghi: cosa vi ha portato a livello aziendale far parte della rete Maestri del Gusto? Beh, per noi intanto è un appartenere a un gruppo fra i migliori pasticceri che ci sono, che è un bel prestigio anche a livello di attività commerciale, di negozio per la clientela, e per il lavoro che si svolge veramente dietro le quinte, che nel mondo della pasticceria è tantissimo, cioè c'è una ricerca continua e giornaliera per andare a cercare le eccellenze, per riuscire a tramandare quello che tu compri come materie prime nel... Mi raccontavi la generazione in negozio, i tuoi figli sono la terza, ecco, ma volevo sapere, visto che tu arrivi da un altro settore, qual è la scintilla che ti ha fatto scattare la passione di diventare pasticcere? Ma guarda, io da quel lato lì devo dire sono fortunato, perché nascendoci dentro, cioè, impari le cose senza neanche rendertene conto. Cioè, io arrivavo da scuola, vedevo i colleghi di mio padre, i dipendenti di mio padre, i pasticceri e lui stesso, che facevano dei lavori, delle cose per cui li assorbi inconsciamente, per cui questo desiderio di emulazione e di provare determinate cose, una mano, dacci una mano, così riusciamo a fare questo prodotto più velocemente e queste cose in maniera diversa. Poi io ho fatto un percorso di studi, dopo questo percorso di studi, in un momento di crisi del mio settore, che in quegli anni lì era il settore dell'hi-fi, quando c'era proprio il boom del passaggio dal mangiadischi agli impianti stereofonici, c'è stato un momento di calo quando c'è stato il passaggio al computer. In quel momento lì, andando sempre il sabato e la domenica, continuando a frequentare il laboratorio, mi è nata questa passione. Insieme a mia moglie abbiamo detto: perché no, buttiamoci, ci piace a tutti e due, facciamolo. E così siamo partiti. Adesso insieme, grazie anche in quegli anni all'aiuto di mia madre, mio padre non c'era più, ma con mia madre, che aveva passato la vita dietro il banco nel negozio, prima a Porta Palazzo e poi in pasticceria, ci ha dato una mano. Adesso sono 41 anni che abbiamo il negozio in Corso Unione Sovietica a Mirafiori. Senti, una domanda che mi è venuta in mente adesso sentendo di parlare. Tu fate parte della rete Maestri del Gusto, ma fai parte anche di Ascom, di EPAT. Quanto è importante fare rete per un artigiano di eccellenza, per una piccola azienda che, sì, vero, fa eccellenza, ma è pur sempre piccola rispetto ai grandi colossi? Secondo me è fondamentale. Cioè, una delle cose che io dico sempre, e cerco sempre di far parte anche di più reti, sempre nel nostro settore, ed alimentare questa cosa tirando dentro anche nuove persone, anche nuovi giovani che si affacciano adesso a questo mondo, perché questo è un lavoro dove non smetti mai di imparare. Però ci sono delle volte che magari hai delle problematiche che non riesci a risolvere tu velocemente, quando magari un altro l'ha già risolto. Per cui una telefonata, tu risolvi un problema che magari ti sarebbe occorso un anno di prove, di studi, di cambio di materie prime. Questa volta è servito a me, la sa che può contare su di me per avere e per andare più veloce. Il gruppo sempre aumenta la velocità e l'apprendimento delle cose. Grazie mille e buona Terra Madre. Grazie a voi.